Prestazioni, però almeno è stato un Avellino capace di creare Gianluca, seduto, grazie. Da gol, cosa dire, finalmente ritorna il sorriso anche ai presenti dello stadio. E andiamo a vedere adesso il saluto alla curva. Alla forza, curva, ragazzi, dai. Prima vittoria che coincide col ritorno della curva sud. Più bello di così non poteva assolutamente essere, sogno, ragazzi. Intanto il Bari ha pareggiato con la Paganese. Ci interessa fino ad un certo punto, però per la classifica sono due punti conquistati sulla diretta. Eccola qui, l'immagine che aspettavamo da un anno e passa, forza Lupi, vai sotto la curva, grandi. Bene così, siamo contenti. Ritorna la curva e l'Avellino ritrova la vittoria tra le mura di casa, che cosa meravigliosa. Sì, perdone Pellegrino, mi sono emozionato a rivederlo dopo questi quasi due anni di pandemia. È bello rivedere queste scene, ma più che altro vittoria che dà morale. Sotto la curva, li vogliono sotto la curva per questo abbraccio. Sì. Anche il presidente, sì. Gianluca. È immortalare questa immagine, bellissima. Il connubio che a noi piace, ed è la prima della gestione d'Agostino, sì, in presenza della curva sud, meritato questo abbraccio, sì, anche per il presidente che va per la prima volta a salutare, sì, la curva. Bello. Dopo due anni di sacrifici, mi verrebbe da dire, no? E infatti, ecco la festa dei Lupi, vedi? 1-0, meritato. Vi lasciamo alle immagini. Che questo servirà a pelle, questo servirà, questo connubio. Anche il presidente va a prendersi l'abbraccio della curva. Meritatissimo, sì. E allora, ragazzi, spazio ai commenti per questa partita, mentre vediamo queste belle immagini anche del tifo della curva che si incendia. Gianluca, magari anche un po' di curva appena possibile. È qualcosa di importante di vedere, sì, queste scene che fanno bene al calcio, perché il calcio senza i tifosi non esiste, lo dimostrano un po' tutti molto i numeri, e magari è anche molto un modo per far ritornare pian piano tutti sì, veramente allo stadio. E che cosa dire, oggi un Avellino che con il 3-5-2, che con la sua curva vince meritatamente nel primo tempo, tante occasioni da gol. Un secondo tempo invece giocato mantenendo un po' di più gli avversari, contenendoli, che comunque che si sono